coglioni! Allora, oggi c'è un bambino che mi sta aspettando. Ciao Daniele. Ciao. Allora, Daniele Radini Tedeschi, ho detto bene? Sì. Frequenti la terza elementare? Sì. Sei andato in televisione un sacco di volte. Ti piace andare in televisione? Sì, mi diverto. Però mi ha detto la tua mamma che ti diverti molto anche andare a vedere i monumenti, le chiese. È vero? Anche la Cloaca Massima, hai visto? Sì. Che cos'è la Cloaca Massima? Ce lo sai raccontare? Sì, è un'antica fognatura fatta costruire da un re etrusco. Perché ti interessano? Cioè, ti piaceva andare a vedere per vedere com'è fatta, come facevano sai che adesso i fiumi sono tutti sporchi. Una volta c'era la Cloaca Massima e insomma, sai che adesso si parla dell'ambiente, dell'inquinamento. Te hai paura che i fiumi siano sporchi? Che pensi? Sì, un po'. Ti piace fare il bagno al mare? No. Non ti piace tanto il mare, ti piace più la cultura? La musica, mi hanno detto, ti piacciono i concerti? Beh, la musica sì, mi piace la Tosca. Anche la storia dell'arte, i quadri? Molto, anche quelli. Hai vinto qualche cosa di bello nelle trasmissioni dove hai partecipato, facendo vedere quanti pittori conosci? Beh, scommettiamo che ho vinto, mi hanno dato un limone. Perché solo un limone? Perché l'hanno dato. Ma tu hai visto che la gente si interessa a te perché sai un sacco di cose? Te le sai perché ti piace oppure perché volevi andare in TV? Perché mi piace. Ti piace molto. Ma più di tutti, tra una bella musica, un bel quadro, oppure un bel giardino, oppure un bel gioco con i soldatini, che cosa preferisci? Se tu hai un pomeriggio libero. Beh, gioco con i soldatini. Mi sembra che fai proprio bene. Senti, ma sai che questa trasmissione io faccio sempre conoscere delle persone grandi che penso che abbiano avuto qualcosa di bello dalla vita. Tu da grande hai già in mente come potrebbe essere il tuo successo? Ce l'hai già avuto un po' di successo? Beh sì, ma da grande non posso pensarlo. Non lo sai ancora? No. Un artista o più un medico? Uno scrittore? No, uno scrittore no. No, non ti piace leggere? Beh, leggere sì, ma scrivere no. Hai ragione. Perché a scuola mi fanno scrivere tanto. Un po' troppo? Beh sì. E la grafia invece ti piace? Cioè il fatto di scrivere bene. Ti dicono che scrivi chiaro o che fai... Okay. Si capisce bene quello che scrivi? La maestra te lo dice mai? Bella scrittura! No. No? Mi piacerebbe vederla. Dopo facciamo scrivere qualcosa, ti faccio scrivere un pensiero. Ci interrompiamo un attimo. Stiamo parlando di Marco Banditelli, che è il migliore amico di Daniele Radini Tedeschi. A scuola ti chiamano col doppio cognome? Radini Tedeschi? No, veramente... L'altro anno mi chiamavano Radini Tedeschi Daniele, la maestra. A me mi faceva rabbia, non mi piaceva. Sai che hai ragione, anche a me. Negli uffici si usa usare prima il cognome, a scuola è più bello cominciare da nome. Ci ha portato un sacco di cose, che ci vuoi raccontare? Abbiamo preso in memoria televisiva delle fotografie che ci ha portato Daniele, che vuole raccontarci anche un quadro che ha scelto per noi. Mi sembra che è proprio un dipinto di Piero della Francesca. Sì. Chi ti ha raccontato per prima le cose belle dell'arte? Beh, mamma. La mamma. Poi a me piaceva, allora ho pensato di andare al museo. Questa è la Madonna dell'Uovo. Dove sta? Arezzo? Sì. Raccontaci un po' perché ti piace questo quadro di Piero della Francesca. Beh, perché è bello. Cosa ci vedi tu di bello? Allora, lì c'è Federico da Montefeltro. Quello inginocchiato, sì, vero? E Guidobaldo, che è quel bambino. Sì. E quella è Battista Sforza. Dicono che l'architettura è di Fra Carnevale. Vedi, lì c'è un uovo di struzzo che è il simbolo della fecondità. Questa è l'ultima opera di Piero della Francesca, perché dopo è diventato cieco. Pensa un po', meno male che ha fatto in tempo a fare questo quadro. Sai cosa mi avevano detto? Non so se possiamo tenere ancora questo quadro.
quando me l'hanno fatto studiare, che l'uovo è il simbolo della perfezione, dell'armonia che la natura ci ha dato. Pensa che l'uovo l'ha creato la natura nella perfezione della sua armonia, e l'uomo invece ha saputo creare le perfezioni dell'architettura, quella che ti piace tanto a te. Se vediamo il quadro, cioè, vedi quella conchiglia in alto? Quello sì. Si chiama l'abside della chiesa, vedi, della parte in profondità, vedi, spesso nelle chiese c'è quella parte curva, ecco, quella parte curva si chiama abside. L'uomo ricrea le cose tonde e si ispira alla natura che invece ci dà. E vedi anche l'ovale del viso della Madonna? Sì. È un pochino ovale, proprio la perfezione dell'uovo. Ma quella lì è la Madonna, sì, ma è raffigurata la Madonna, ma è la moglie di Federico da Montefeltro. Quindi simboleggia anche così una donna molto potente. Poi tu ci hai portato la palla da tennis perché ti piace lo sport? Perché ci hai portato? No, perché quando vedo una palla da tennis mi ricorda l'Enrico V di Shakespeare. Vuoi che ti recito un pezzetto? Se ti va, molto volentieri. Allora, ci fa piacere che il re... Aspetta, ho sbagliato perché mi sono... Se ti fa piacere raccontarla, noi, anche se non ti ricordi memoria, è uguale. No, me la ricordo. Beh, va bene, chiacchieriamo, ecco. Ma questi personaggi storici, te li sogni pure la notte? Ti piacciono questi combattenti? Sì, ma più che altro mi sogno la notte, mi sono sognato la Cloaca Massima e il Ponte Rotto. Te lo sei sognato addirittura? Hai sognato di cadere nel fiume, no? No. Hai sognato che questo Ponte Rotto sta a Roma, vero, sul Tevere? Sì, accanto all'isola Tiberina. Come mai ti ha colpito tanto questo fiume, questo ponte? Perché è rotto? Sì. E poi perché è stato ricostruito tante volte. Sempre il fiume l'ha riportato giù, forse anche gli uomini combattendo. No. No, solo il fiume? Solo il fiume. Perché una volta il fiume entrava nella città prima che ci fossero gli argini. Ti piace pensare la città come era prima? È la storia che ti piace? Sì. A scuola vai benissimo in storia. Beh, no, mica fanno quella storia così a scuola, fanno storia noiosa. A me non piace, perché iniziano dall'uomo primitivo, da tutte quelle cose. Io invece ho iniziato dal Medioevo. Perché sei affascinato dal Medioevo? Sai che c'erano, dicono che c'erano le streghe, tu ci credi? No, perché loro credevano che erano delle streghe i soldati, invece erano solo delle signore pazze. Che magari dicevano delle verità che qualcuno non voleva, erano delle signore... Sì, le mettevano nell'auto da fè. Cos'è l'auto da fè? Il rogo. Lo sai che il re Filippo II... che lo chiamavano il ragno delle scuriale, eccolo qui, quella pergamena, quella lì. Sì, eccola qua, sì. Vanno bene tutte, non ti preoccupare. Lo chiamavano il ragno delle scuriale, eccolo qui. Il suo spettacolo preferito era l'auto da fè, e anche i suoi figli, i suoi nipoti, il giorno che c'era l'auto da fè si svegliavano presto, si vestivano benissimo. Ma allora erano cattivi se gli piaceva vedere una cosa così... Sì. È ingiusta, eh? E questi lo soldatini... sai che Filippo II aveva sposato... Ma Filippo II di dove era? Era di Spagna, re di Spagna. Ecco. Aveva sposato... Una lucertola? No, non un grillo? No, aveva sposato... non mi viene il nome... Non ti preoccupare il nome, perché hai portato quella... Aspetta, adesso te lo dico. Maria la Sanguinaria, che la chiamavano... la Maria la Sanguinaria la chiamavano i protestanti, invece i cattolici la chiamavano Maria la Religiosa, e quindi questa è la mantide religiosa, quindi che, sta che prega e poi dopo uccide, fa sembra che prega, e lei faceva così. Cioè sembrava che pregasse che fosse buona, invece poi aveva in mente qualche cosa di cattivo. Ma tu quando giochi con i pupazzetti pensi sempre alle storie vere degli uomini, o a volte te le inventi anche le storie? Ti piacciono solo quelle antiche, o a volte tu inventi anche delle storie, delle favole?
Beh, me ne invento e faccio più che altro quelle antiche che mi diverto di più perché sennò devo pensare prima a vedere quelle che ci sono. Ci hai portato il soldo quello di cioccolata? Sì, la Befana mi ha portato questo e mi fa pensare che questo lo chiamo il mancuso, perché gli arabi avevano fatto una bella moneta che si chiamava il mancuso. E il re Offa, che era d'Inghilterra al tempo di Carlo Magno, volle fare una moneta e quindi imitò quella degli arabi. Da una parte ci fece scrivere Offa Rex e dall'altra la lasciò uguale con quei bellissimi ghirigori. E lui non sapeva però che quelli non erano ghirigori, ma era il primo versetto del Corano. Non mi dire che lo sai, no? Che? Il versetto del Corano? No. E meno male, perché sennò saresti troppo bravo, mi fai sentire ignorante. La mamma dice che lo sai. Beh, sì, lo so, che diceva Allah è il solo Dio e Maometto è il suo profeta. E lui non lo sapeva, quindi gli arabi erano felici, ridevano e dicevano: come un re cristiano prega al nostro Dio? E per tanti anni rimase questa cosa finché non se ne accorse. Tu hai fatto la prima comunione? No. Ancora no. La farai? Chi lo sa, la farà, non si sa. No. Ma lo sai chi è il Papa, sì? E le storie dei papi anche ti interessano? Sì. Hanno commissionato tante opere d'arte. Non so se che cos'altro ci hai portato a far vedere. La regia... Lo sai che il Papa Alessandro VI... Oddio, questo di quando era? Del Medioevo, alla fine... Alto Medioevo, sì. Del Medioevo. Aveva un figlio che si chiamava Cesare Borgia. Guarda, io spesso faccio Cesare Borgia con questo. È un soldatino di plastica, però insomma Cesare Borgia, perché il nero ci ricorda un po' il colore dei cattivi. Com'era perché, suo Cesare Borgia? Come si comportava con i suoi dipendenti? Molto bene, perché quando pioveva non li faceva combattere. Infatti è morto perché contro dei nemici difendeva il suocero. E ha mandato via i soldati perché quella notte pioveva, i nemici sapevano che era il suo punto debole, quindi l'hanno attaccato e l'hanno ucciso. Ma tu lo sai che quando farai le scuole, se farai il liceo, sarei bravissimo in storia? Perché queste sono materie che si studiano poi anche nelle scuole superiori. Ti piace andare a scuola? No. Per niente? No, che... solo perché posso alla ricreazione ci giocano in tanti, quindi però la scuola non... Senti, ma con Marco di che cosa parli? Con Marco Banditelli si chiama. Giochiamo raccontandoci delle storie, Tristano. Anche a lui piace la storia dei personaggi veri che sono esistiti? Beh, sì, ma non come me. Allora sei più tu che racconti? Più che altro gli piace inventarsi le cose, le storie. Invece, è bello avere un amico che inventa, un altro che racconta le storie vere. È venuto a casa mia diverse volte, abbiamo giocato sempre con le storie vere però. Senti, ci sono dei personaggi storici che ti hanno colpito più di altri. Sì. Quali sono? Napoleone, per esempio, no, è troppo recente. Proprio ti piace il Medioevo? Te. Beh, no, Napoleone mi piace, solo che non so... Non ne sai molto? No, l'ho visto in qualche disegno. Beh, era un grande condottiero. Sì, era francese. Sì, ci arriverai fra un po'. E invece abbiamo visto che non ti piace fare tanto i temi a scuola. No. Poi ne ho fatto uno che è andata bene, mi è piaciuto. Poi il giorno dopo... Che titolo dopo... aveva questo tema? Dovevo raccontare una giornata a piacere, quindi ho raccontato una giornata che sono andata al Tevere. A vedere la Cloaca Massima, ti ha proprio colpito molto. Beh, sì, comunque anche specialmente il Ponte Rotto, la cloaca di meno. Ma tu viaggi anche in altre parti d'Italia? Quando viaggi che cosa vai a vedere? Le chiese, i musei, non ti annoi? No, però io non viaggio tanto. Ora vado in dei paesi intorno vicino a Roma, piano, perché piano. C'erano i romani, e sono andato io a Lucus Feronia, dove c'erano tanti bei ruderi etruschi. Quindi a me piacciono queste cose antiche. Quindi quando tu giri in questi ruderi c'è la mamma che ti spiega qualcosa? Beh, sì. Lo sport ti piace? Fare... Sì. O ti piace soprattutto camminare in mezzo? Beh, sì, d'estate faccio nuoto, solo che non mi piace perché c'era un maestro antipatico.
Dunque, lo sapete, adesso ho parlato tanto con te, ho trascurato un po', non ti preoccupare, ho cadute tutte le mie notiziole. I miei amici telespettatori che ti hanno visto a Scommettiamo Che e ti hanno visto in un sacco di... Per esempio, tu sei molto amato in Ungheria, dove ti continuano a invitare, però la mamma dice che la scuola è più importante. Forse è l'unica cosa su cui non vai d'accordo con la mamma, questa. Te un po' ti scocci a scuola, però è importante. Secondo te perché è importante andare a scuola? Beh, per me non è proprio importante, perché a me non piace. Comunque, per imparare, se no uno non va a scuola non diventa bravo. Ma hai anche compagne femmine in classe? Femmine. Sì. Giochi anche con loro un po'? No, gli facciamo i dispetti. E quale dispetto ti viene meglio? Gli tira delle trecce? Ce l'hanno le trecce? No, non vanno più le trecce. Beh, una, sì. Comunque, quello che ci viene dalla testa lo facciamo. Ma più che altro sono anche i miei amici che lo fanno. Te stai a guardare? Beh, sì. Cerchi di non fare dispetti. Ma le fate piangere queste bambine? No. Ah, ecco, allora sono scherzi. Ci sono certi bambini che le fanno piangere. Senti, questi chi sono? Questi sono... Questo è un arciere inglese. Questo lo sai chi è? No. È il conquistatore, Guglielmo il conquistatore, che conquistò l'Inghilterra contro un normanno, era contro i sassoni, nella battaglia di Hastings. E vorresti andare ad altri quiz televisivi a indovinare, oltre che, perché scommettiamo che tu ti sei un po' esibito dicendo tutte le cose che sai, ma se dovessi rispondere a un quiz e vincere tanti soldi, secondo te saresti capace? Per me i soldi non importano, comunque, sì, dipende. Che cosa ti piacerebbe vincere? Un viaggio? Giochi? Tanti soldatini e un libro dove racconta tutta la storia della cloaca massima, del porto e di Daniele, e tutti i monumenti. Grazie di esserci venuto a trovare. Tu sei il primo bambino che ha parlato di quello che ama fare, e siccome in televisione ti abbiamo visto essere veramente un fenomeno, noi volevamo vedere che bambino eri e abbiamo saputo che c'è un amichetto che si chiama Marco, che fa i dispetti alle bambine, che ti piacciono i soldatini, ma soprattutto la cloaca massima. Ciao, divertiti ogni tanto a scuola, di ai tuoi professori, a tua maestra. Quanti maestri hai? Due? Quattro, è vero, adesso ce ne sono quattro. Non ti chiedo qual è la più simpatica, ma la materia che ti piace di più? L'italiano, la storia, la matematica? Bella matematica. Anche la matematica. Ecco, magari chiedete tutti insieme alla maestra di farvi studiare le cose che vi piacciono anche un po'. Per esempio la storia attraverso i monumenti, come fai tu. Sì. È una buona idea. Beh, solo che se strilla dopo la maestra. Vedrai che non strilla. Se dici l'ho detto in TV, forse si dà retta un po' di più. Ciao Daniele, grazie. Ciao. Ecco, io lascio il mio giovanissimo ospite che mi ha fatto ricordare come i bambini hanno comunque un loro percorso autonomo nella vita e che ci può dare un sacco di stimoli. Difficile però non ingabbiarli, forse perché io non ho figli, però la fantasia dei bambini è bella proprio perché ci coglie alla sprovvista anche quello che noi pensiamo scontato. Pensate, un bambino di 8 anni che è così colpito da un monumento, tanto da sognarselo la notte, significa che non c'è solo TV con i suoi eroi di cartone. Adesso però...